Siamo con Coach Seletti, post partita gara 1. Coach, risultato abbondante, però diciamo che a tratti ci sono state qualche problemuccio, c'è stato, no? Ma loro sono pericolosissimi e noi lo sapevamo, cioè questa è una squadra che nel girone di ritorno ha fatto 9-4 e è stata la quarta forza del campionato e il secondo attacco del campionato, quindi cioè, ci aspettavamo che ci avrebbero creato dei problemi, ce ne aspettiamo il doppio mercoledì ad Alto, quindi sappiamo che questa qua è una squadra che bisogna batterla 10 volte. Anche era stata così, hanno una tale facilità di far canestro che anche quando vai via basta che spegni un minuto e mezzo e sei pari, quindi no, sono pericolose, sono motivate, sono una bella squadra. In effetti nei primi due quarti loro avevano tirato male da fuori, però nonostante questo eravate a meno 5, più 6, più 7, non un punteggio. Sì, assolutamente. È verissimo, abbiamo fatto qualche dormita difensiva di troppo nel primo tempo, cioè proprio su cose su cui avevamo lavorato per una settimana, non si è riusciti a portarle in campo con la giusta attenzione, ci siamo persi proprio i due o tre punti chiave del piano gara, cercheremo di far meglio mercoledì ad Alpi perché se no si fa pesante. Parliamo delle cose buone invece, sì. Perché le due lunghe, Cristina e Patti, sono stati dominanti. E poi anche la gabbia su Muricone alla fine ha tolto gli ultimi due canestri in influenza, sì. Ha dato frutti. Sì, abbastanza, anche se non siamo state tanto continue, le lunghe molto bene, secondo me Cristina ha giocato forse la sua miglior partita di quest'anno, calcolata l'importanza della partita, insomma, sono molto contento, è stata molto brava, la sua questione è la continuità, per cui sono da una parte sono molto contento, dall'altra sono già molto preoccupato. Grazie mille.